generale che riguarda sia l'illuminazione pubblica, ma anche un po' quelli che sono gli incentivi e la parte di efficienza. Infatti volevo cominciare con l'efficienza facendovi vedere questa cosa qua. Non so se l'avete mai vista. È l'andamento delle temperature terrestri misurate dal 1880 al 2012, 2-3 anni fa. Ora, finché siamo intorno all'inizio del secolo, c'è questa variazione che è abbastanza normale, dice l'Africa, che è sempre abbastanza calda, però queste sono le variazioni rispetto alle temperature medie. La cosa comincia a diventare un po' preoccupante negli ultimi anni, qui vedete ancora ci sono le variazioni, qua le variazioni cominciano nel 1990 in poi a diventare stabili. Qua siamo al 2000 e questa è la situazione al 2012. Praticamente in maniera stazionaria, con una temperatura che è incrementata di 1-2 gradi. Poi vabbè, i colori, l'animazione fanno più effetto di quelli che sono i valori, però il punto è che... questa temperatura qua è quasi stabile qua sopra e quindi diventa veramente un grosso problema. Questo per andare a evidenziare abbastanza bene qual è la motivazione di tutta questa attività, perché si perde di vista fondamentalmente il motivo vero per il quale ci sono gli incentivi di efficienza energetica alle fonti rinnovabili. Che tutti quanti si sono scoperti ambientalisti nel momento in cui hanno visto che con il conto energia, col fotovoltaico si guadagnavano un sacco di soldi. Adesso tutti questi ambientalisti sono stranamente spariti, non si sa perché, sono cicli, corsi storici, e è evidente che uno diventa ambientalista molto facilmente se ci guadagna qualche cosa. Poi magari vedremo anche i vari motivi. Io infatti sono partito poi col farvi vedere com'è la situazione da qui ai prossimi anni, perché vedete che qui eravamo nel 2008, questa è la domanda mondiale di energia, quindi sono le milioni di tonnellate di petrolio equivalenti, e la crescita dal 2008 al 2035 dovrebbe essere del 47%, sempre che non si faccia nulla per intervenire. Anche qui la crescita diventa del 45% per quanto riguarda i miliardi di tonnellate di CO2 che viene messa. La situazione com'è? La situazione è questa per quanto riguarda i consumi mondiali, i dati sono al 2012, petrolio, gas naturale e carbone, tutte queste sono attività che emettono emissioni, quindi CO2, nucleare non le emette ma c'è altri problemi, idroelettrico e geotermico soltanto una fettina abbastanza piccola. Altra cosa che in generale volevo farvi vedere è un'immagine tratta dal film di Al Gore, Una scomoda verità, che ha preso l'Oscar, mi pare, o il Nobel, non mi ricordo, l'Oscar, che aveva preso l'Oscar come miglior film documentario nel 2006, quindi parliamo già di 9 anni fa, perché poi il tempo vola. E una delle immagini tratte da quel film era questa: lui in maniera molto scenica saliva con questo ponteggio elettrico per far vedere come il punto in cui si arrivava al 2050 poteva essere questo della concentrazione di CO2, e ha preso dei dati rilevati dall'analisi dei ghiacci dei poli, qua non si legge purtroppo ma vuol dire 600.000 anni fa, 500.000 anni fa, 400 e fino a 100.000 anni fa, facendo l'estrazione dei ghiacci in profondità era possibile andare a vedere qual era la temperatura della Terra e la concentrazione di CO2, e questi due grafici sono molto sovrapponibili tra di loro, se vedete. Nel 2006 eravamo qua e la concentrazione era questa, mai superata le 300 parti per milione, ormai l'abbiamo superata ampiamente, siamo già a quasi 400. Allora diceva che se non si faceva niente si arrivava al 2050 con questo valore, il che vuol dire un cambiamento della temperatura terrestre molto elevato. Una volta con Mercalli, quello che fa, che tempo che fa su Rai 3, facendo una conferenza, lui diceva giustamente um,
non si può dire facciamo qualcosa per salvare la Terra, perché tutto sommato la Terra potrebbe anche sopravvivere, ha sopravvissuto per qualche miliardo di anni anche senza l'uomo, ma bisogna cominciare a dire facciamo qualcosa per salvare l'uomo, perché la situazione diventa veramente preoccupante. E sta diventando preoccupante anche a vista d'occhio, perché ci si rende conto anche di come cambiano le stagioni. Il 2014 è stato l'anno storicamente più caldo di tutti gli anni precedenti. Questo proprio per l'effetto serra, dovuto proprio al fenomeno dell'antropico. Ora, come sono i consumi relativi all'energia da un punto di vista mondiale? Queste sono ovviamente... Qua ci sono gli Stati Uniti che hanno un consumo pro capite molto alto, qui c'è l'Europa, purtroppo io le date del 2009 non sono aggiornatissimi, ma vedete come la Cina in 20 anni abbia quasi triplicato i suoi consumi, pur essendo abbastanza bassi rispetto all'Europa e al Nord America. E questi sono i consumi pro capite. Cioè noi in Europa siamo qua, non abbiamo cambiato molto in 20 anni, gli Stati Uniti hanno ridotto un po', ha ridotto anche l'Unione Sovietica, però a testa, più o meno consumiamo 3 TEP. 3 TEP vuol dire 7 barili di petrolio TEP, quindi a testa consumiamo qualcosa come 20 barili di petrolio, in Italia come nel resto d'Europa. Quindi per ognuno di noi abbiamo 20 barili di consumo di petrolio. Naturalmente da un punto di vista pratico, che cosa vuol dire? 20 barili vuol dire qualcosa come 3.000 litri di benzina o di gasolio. Ma anche questo forse non vi dà l'idea di cosa vuol dire dal punto di vista dell'energia. Per avere un'idea di quanto può valere l'energia, perché io sono dell'idea che l'energia la stiamo sprecando e la stiamo pagando troppo poco, ho preso un esempio molto banale. Voi prendete una batteria di un cellulare, di quelle vecchie perché adesso hanno più energia, mettiamo il caso che questa abbia un funzionamento di circa un'ora di funzionamento a telefonata, vuol dire circa 600 mA con una tensione di 2 volte, 1,5 volte, facciamo che abbia un wattora grosso modo come energia. Con un wattora si riesce a sollevare 7 damigiane piene di un metro. Un wattora, tenete conto che all'interno di un litro di benzina, qua mi sembrava un esempio abbastanza interessante, no? Cioè io mi sono chiesto come faccio a rappresentare un litro di benzina. Allora una bomba molotov potrebbe essere un litro, potrebbe essere una quantità che uno ha presente. Con un litro di benzina pensate che c'è 10.000 volte l'energia contenuta nella batteria di un cellulare, sempre da un punto di vista teorico, perché poi bisogna vedere quanta di questa energia si riesce ad utilizzare. Quindi con un litro di benzina avremo 10 kWh e potremmo sollevare 70.000 damigiane piene, probabilmente, magari di Terolde o di Prosecco, anche meno, diciamo una centina, di un metro. Ora provate voi a dire a una persona, dai, sollevami 70.000 damigiane piene, mettimele sul tavolo, che ti do, facciamo una cifra tonda, ti do 1,50 euro, ti do 2 euro. Capite che l'energia vista come rapporto col valore che è possibile fare dal punto di vista personale umano, è pagata pochissimo, è pagata veramente pochissimo, ma la stiamo sprecando. Tenete presente che poi tra l'altro di un litro di benzina, quando si utilizza al meglio per farne degli usi meccanici, non termici, si riesce a recuperare il 30-40% più o meno della sua energia. Bruciando petrolio, una centrale che ha un'elevata efficienza da 10 kWh riesce a produrne 4,5 di elettrici, quindi il rendimento massimo è del 40-45%. Un'automobile ha un rendimento del 30, se va bene, 35%. Quindi il grosso dell'energia la stiamo buttando lì. Per fare sempre un'analisi di tipo generale, vi ho riportato un attimo quelle che sono le risorse sulla sinistra delle fonti rinnovabili e le risorse di quelle che sono sulla destra di quelle che sono le disponibilità delle fonti fossili. Qui ovviamente abbiamo l'eolico, che è in un anno maggiore a tutta l'energia producibile con il petrolio.
abbiamo una quantità di consumo di energia annua primaria che è questo, quello mondiale, e quindi le fonti rinnovabili lo coprirebbero ampiamente, indipendentemente dal fatto di poi vedere come ci siano delle risorse disponibili sufficienti o meno. Come vi dicevo, il problema dell'energia è anche come si consuma, e quindi il punto è vedere che tutte le statistiche danno come i settori di maggior consumo, i tre grandi settori, cioè il residenziale, i trasporti e l'industria, quando poi lo mettete distribuito su un confronto che tenga conto anche dell'energia che si spreca per poterlo utilizzare, vedete che praticamente un terzo dell'energia viene buttata via e questi qui rimangono poi dei soci di minoranza. Qui ho riportato una catena come esempio, partendo da 100 unità, partendo per esempio da un litro di benzina di gasolio che ha 10 kWh potenzialmente dal punto di vista chimico, trasformandolo già con una centrale termoelettrica con una buona resa si arriva ad un 40%, ci sono tutte le perdite di trasmissione che possono arrivare fino al 9% fino alla bassa tensione, un motore elettrico adesso può arrivare ad avere delle perdite del 5, 3, 4, 5%, prendiamo 10 che sono i motori un po' più scarsi, un po' di azionamenti meccanici con un po' di perdite, un po' di perdite nella pompa e così via, nelle tubazioni, alla fine arriviamo ad avere una quantità utile di 13 rispetto a quello che è l'energia di partenza. Quindi l'energia fondamentalmente la stiamo sprecando, tutte queste perdite vanno a finire in calore e quindi questo fa poi alterare quelle che sono le condizioni climatiche. Ecco, qui magari in maniera indiretta si potrebbe capire il vantaggio di usare anche le fonti rinnovabili per quello che riguarda la produzione distribuita, perché il fotovoltaico ha un buon motivo d'essere, anche perché la produzione viene distribuita, viene localizzata, quello che si produce sul tetto di un'abitazione familiare evita di avere tutte queste perdite, cioè evita di passare attraverso la rete, attraverso tutti i sistemi di trasmissione, e quindi c'è un consumo diretto localizzato. Questo è un altro vantaggio, poi ovviamente possiamo anche discutere degli svantaggi, perché il fatto di avere una produzione molto distribuita è anche molto difficile da regolare e da gestire, questo lo vediamo poi con un altro esempio che vi porterò. Gli scenari che si stanno discutendo in questo momento sono quelli di contenere il valore delle emissioni sotto un certo valore. Se vi ricordate, prima abbiamo visto che negli ultimi 600.000 anni la concentrazione, che qui purtroppo non si legge, ma la concentrazione di CO2 non ha mai superato le 300 ppm, cioè le 300 parti per milioni. Ormai siamo arrivati a superare le 400 parti per milioni e gli scenari sono quelli che prevedono di riuscire a contenere la concentrazione intorno alle 450 parti per milioni, oppure arrivare ad un altro scenario di contenere le concentrazioni intorno alle 550 parti per milioni. Questo vuol dire mettere in moto tutta una serie di meccanismi che riguardano sia le fonti rinnovabili, ma soprattutto l'efficienza. E poi qui arriveremo dove uno dei punti dell'efficienza è l'illuminazione pubblica e tutti i sistemi di illuminazione, vedremo anche come sono incentivati. Se non si fa nulla, questo è il corso, vedete che abbiamo superato da un po' le 300 parti per milione e qui siamo intorno all'anno nostro, si dovrebbe cercare di addirittura invertire la tendenza per scendere a 450 parti per milione, il che non è facile perché c'è un aumento demografico, c'è uno sviluppo dei paesi terzi, il terzo mondo, e c'è una difficoltà proprio nel cambiare le nostre abitudini, nel gestire e nel consumare in maniera diversa anche l'energia. Se si parlasse di ridurre la concentrazione a 450 parti per milione, questo è lo scenario considerato dallo scenario europeo, bisognerebbe fare almeno il 54% dell'efficienza in base ai consumi che abbiamo adesso,
arrivare al 23% tra rinnovabili e biocarburanti, un 14% di nucleare. Qua non stiamo parlando di consumi nazionali italiani, stiamo parlando di scenari globali, quindi parliamo di scenari europei o di scenari mondiali addirittura, e di un 9% di un CCS. CCS vuol dire che comunque viene prodotta CO2, ma questa viene catturata e immagazzinata, quindi non viene lasciata libera nell'ambiente, quindi viene a essere non attivo l'effetto serra della CO2 liberata. Se dovessimo invece passare su uno scenario di una concentrazione a 5,50, la parte di efficienza energetica dovrebbe salire al 63% rispetto alle varie situazioni, 18% per quanto riguarda rinnovabili e biocarburanti. Vedete che è uno scenario molto pesante. Se vogliamo poi andare ad approfondire lo scenario 450 rispetto al 2015, dove siamo noi in questo momento, dove abbiamo un'emissione di 32 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno, bisogna drasticamente scendere rispetto a quello che è lo scenario previsto. Dovremmo arrivare a questo scenario qui, dove, vedete, qua ci sono proprio le percentuali, arrivare subito ad un'efficienza al 2020 del 72%, 17% di rinnovabili, i biocarburanti salire dal 2 al 4% fino al 2035 e poi aumentare tantissimo quella che è la cattura della CO2, in modo tale da arrivare ad abbattere quasi 14 miliardi di tonnellate di CO2. Non è proprio una cosa semplicissima e banale. Su questo ovviamente le varie politiche devono innestarsi per riuscire a ottenere vari risultati. Ora qui si parla, aspettate che torno un attimo indietro, qua si parla di efficienza e rinnovabili. Sono due cose completamente diverse, distinte, poi vedremo anche come sono legate tra di loro, ma comunque vanno, anzi forse faccio una cosa. Scusa una cosa, sì. Ma efficienza, come mai da 72 a 44 a 35? Ma abbattimento? No. Cioè, è la percentuale che cambia, cioè sul totale dell'abbattimento bisogna arrivare a un 72% nel 2020, cioè se noi siamo qui, 2020, dobbiamo passare una linea di questo tipo qui, quindi l'abbattimento che viene fatto qua è per il 72% fatto sull'efficienza, cioè bisogna intervenire subito facendo efficienza e poi cercare di far crescere le rinnovabili. Anche perché poi l'efficienza può arrivare fino a un certo punto, non può andare oltre. Se noi pensiamo di fare una riconversione di impianti di illuminazione con i LED, arriviamo ad abbattere un 60%, poi man mano che sono i vari sviluppi, quel 60% percentualmente si ridurrà come contenuto rispetto a quelli che sono poi anche gli aumenti delle esigenze future. Quindi aumentare poi, vedete che queste percentuali qui, se noi tiriamo una riga, se noi tiriamo la riga al 2020, queste percentuali qui sono riferite a questa quota parte qui azzurra è un 72%, è quasi tutta efficienza. Poi man mano che passa il tempo andiamo ad aumentare la cattura della CO2 e vedete che questo pezzetto da qui a qui arriva ad essere quasi metà, infatti poi è il 44%, questo è quasi un quarto, sono le rinnovabili, questo è un altro quarto che è la cattura. Cioè cambia la proporzione, non cambia la quantità, è un valore percentuale, non assoluto. Il valore assoluto aumenta, il valore assoluto di efficienza aumenta ovviamente. Sì, sì, però è un po' in inganno perché quello del 72% sembrerebbe più elevato, no? Sì, invece sembra quasi che si faccia più efficienza al 2020 che al 2035. Sì. Cioè così è prima battuta. Però per assurdo, se noi facessimo tutta l'efficienza possibile al 100% e in futuro dovessimo comunque avere degli sviluppi, l'efficienza in futuro diventerebbe zero, perché l'abbiamo già ridotta di tantissimo, per capirci. Questo è un po' il concetto, per quello che l'efficienza deve essere altissima all'inizio e poi rimanere praticamente costante, cioè non si può andare oltre una certa efficienza, altrimenti andiamo a togliere, non è più efficienza, andiamo a togliere i consumi, che è una cosa, togliere i servizi, in poche parole. Sì. No, perché è relativa, insomma. Perché staccando la spina non si produce nulla. Perché è relativa. Esatto.
Infatti volevo farvi vedere subito magari la differenza tra efficienza e fonti rinnovabili. Allora, questa qui sembra una cosa abbastanza banale. Mi sono accorto che non è banale quando è arrivato un ragazzo che ha fatto la tesi di ingegneria al quinto anno e mi ha detto: io come tesi ho portato un lavoro, ho progettato un edificio ad altissima efficienza. Io ho chiesto: ma che cosa ha fatto per aumentare l'efficienza di questo edificio? E beh, ho riempito tutto il tetto di moduli fotovoltaici. E sono due cose che non c'entrano assolutamente nulla, ma in moltissimi dibattiti pubblici o politici o di vario tipo trovate questa confusione, perché se uno non ha le idee chiare dice: bisogna fare un sacco di efficienza, bisogna aumentare le fonti rinnovabili. Sono due cose che non c'entrano nulla assolutamente, perché se parliamo di fonti rinnovabili parliamo di quello che è la produzione, se parliamo di efficienza parliamo di quello che è il consumo, che sono due cose completamente distanti. Io devo produrre da una parte e consumare dall'altra, quindi posso produrre con le fonti rinnovabili, e qui si tratta appunto di passare da una produzione a combustibile fossile a una produzione con le fonti rinnovabili, dopodiché bisogna andare a fare efficienza energetica o combinare le due cose. Se voi immaginate, visto che siamo nel tema dell'illuminazione pubblica, di mettere tutta una serie di lampioni, di punti luce estremamente efficienti, voglio porre il sodio, a LED, eccetera, voi non producete energia, voi la state consumando al meglio, ma la state consumando. Fonti rinnovabili invece vuol dire produrre, quindi questa è la grande distinzione. Tra l'altro su questo si innesta un'enorme variazione anche culturale, che forse qualcuno ha già fatto implicitamente, perché mi è capitato di parlarne con qualcuno e senza accorgersi ha già fatto questo salto culturale. Cioè qual è? Fino adesso, cioè fino ad avere questa situazione qui, scusate, sono molto dietro troppo. E perché? Allora, finché c'è questa situazione qua, cioè finché qui ci sono i combustibili fossili, finché ci sono i combustibili fossili, il consumo può fare quello che vuole. Voi accendete, spegnete la luce, anzi tra l'altro, visto che parliamo di efficienza. Allora, finché abbiamo combustibili fossili che sono disponibili e sono soprattutto immagazzinabili, cioè stoccabili in contenitori, avete una riserva di energia che potete utilizzare come quando volete. Quindi qua accendete la luce o richiedete qualsiasi tipo di carico e la produzione insegue quello che è il consumo. Se invece ragioniamo sulle fonti rinnovabili, a questo punto le fonti rinnovabili, non c'è un famoso detto che dice qualcosa, dunque il tempo è qualcos'altro e i signori fanno quello che vogliono loro, no? Avete mai sentito? Allora, io sono in Trentino, il tempo e i siori fa quel che vuole. Non capisco cos'è. No, diciamo, se uno ha un problema intestinale, cioè per intero sarebbe il tempo, il culo e i siori fa quel che vuole. Vabbè, siamo un po', facciamo finta che non sia una cosa proprio pubblica. Sul tempo in cui lei si vuole fare quel che vuole. Allora, se prendiamo solamente il tempo, le fonti rinnovabili fa quello che vogliono, cioè c'è il sole o c'è il vento più o meno quando vogliono. Di conseguenza non è facile per il consumo, cioè non è facile per la produzione produrre quando c'è il consumo. Quindi tutta la ricerca, tutto lo sviluppo che si sta facendo in questo periodo qui è quello di cercare di mettere un qualche cosa in mezzo per la parte elettrica soprattutto, che riesca ad accumulare l'energia in maniera tale da poter regolare il consumo in funzione anche della disponibilità delle fonti rinnovabili. Oppure, come dicevo, cambiare mentalità. Cambiare mentalità vuol dire riuscire a gestire il consumo in funzione delle fonti rinnovabili.
In questo momento ci sono diversi progetti di ricerca finanziati che cercano di correlare su base storica l'utilizzo statistico dell'energia di una fabbrica, di un'impresa, di un'azienda, di qualche cosa, con le previsioni meteorologiche. Quindi si stanno sviluppando dei sistemi che dicono: le previsioni sono che domani c'è vento o c'è sole in più o meno queste ore qui, cerco di spostare la produzione, cioè un po' più la produzione, cerco di modificare quello che è il profilo del carico. E come vi dico, questa cosa qua l'ho già verificata in maniera indiretta con una persona che ha installato il proprio impianto fotovoltaico sul tetto e mi ha detto: ma io ho già avvisato mia moglie che è a casa, che se domani mattina, perché io vado a lavorare, ma se domani mattina vede che tra le 9:30 e le 10 viene fuori il sole, mette su la lavatrice, e questo vuol dire regolare il carico in funzione della produzione. Naturalmente, ovviamente, anche questo era una smart grid basata sulla questione economica, perché se andate in autoconsumo col fotovoltaico ci guadagnate molto di più che non da la rete ritornare. Però è un sistema di smart grid fondamentalmente in cui il carico viene regolato rispetto a quello che è la produzione. Allora, produzione e consumo, quindi fonti rinnovabili e efficienza energetica, sono due cose completamente slegate, però fisicamente, però vanno accomunate nelle politiche. Perché? Perché se noi immaginiamo di abbattere la CO2 fino ad un valore dello 0% solo con le fonti rinnovabili, forse ve ne sarete già accorti, il costo dell'energia sale, cioè tutte le incentivazioni che date per il conto energia ve le trovate in fattura sulla componente A3, che è aumentata di quasi il 400%, perché si è passati da 10 euro megawattora a oltre 44 euro megawattora, e ovviamente questo ha un costo. Se invece lo facciamo facendo solo efficienza energetica, c'è un primo intervento dell'efficienza energetica che ha un vantaggio economico, perché ci sono dei ritorni economici molto buoni. Poi vi faccio vedere anche degli esempi dove ci sono stati dei cambi dei motori o compressori, oltre che per quanto riguarda l'illuminazione. Ma fare tutto l'abbattimento delle emissioni con l'efficienza energetica sarebbe quasi impossibile. Bisogna trovare una via di mezzo dove si fa efficienza, si riducono i consumi e quell'energia che ancora serve viene fatta con le fonti rinnovabili. Tra parte, questo era anche un po' il grafico che si diceva prima, dove si fa una gran parte di efficienza e poi si comincia a produrre con le fonti rinnovabili, come si diceva, cambiando poi dal punto di vista del valore percentuale il rapporto tra efficienza e fonti rinnovabili. Allora, siccome oggi poi non parliamo di fonti rinnovabili, ma parliamo prevalentemente di efficienza energetica, come si fa a fare efficienza energetica? Fondamentalmente lo sapete da un punto di vista teorico, perché questo è quello che si fa utilizzando la propria automobile. Voi dite: io ho un volante, non ho tre assi in macchina, no? Però in fondo avete tre modi per consumare meno con l'automobile. Qual è? Uno è cambiare l'automobile, cioè vi comprate un'automobile che consuma meno perché il modello è più recente, una macchina grosso modo fa qualcosa intorno ai 14, 15, 18, 20 km con un litro, e potete prendere dei modelli più o meno efficienti. L'altro è come lo guidate l'automobile, perché sicuramente tra una persona e l'altra che guidano lo stesso modello, uno consuma di più, uno consuma di meno. E poi ovviamente andare a fare benzina o gasolio dove costa meno. Questa più che un'efficienza economica, più che un'efficienza energetica, è un'efficienza economica. Cosa significa? Significa che la situazione peggiore sarebbe avere una lampadina incandescenza sempre accesa. Per ridurre quello che è il consumo e quindi anche il costo, potete fare due cose: cambiate la lampadina e avete una a basso consumo, oppure questa lampadina qui la accendete, la spegnete solo quando serve. Sono due cose che vi danno lo stesso risultato, ma sono molto diverse, perché qui c'è un costo di investimento e qui
economico proprio. E qui c'è invece un cambio di mentalità, un cambio di gestione di queste cose. L'ottimo ovviamente sarebbe quello di avere un impianto, un sistema efficiente che viene anche gestito bene. Per sottolinearvi questo aspetto, cioè il fatto che da un lato ci sia l'importanza di come è costruito, di come funziona un oggetto e dall'altro come viene gestito, di solito io vi faccio l'esempio del Colosseo. Sapete che adesso se uno vuole comprare o vendere un'abitazione ci vuole la certificazione energetica. Allora, pensate di comprare il Colosseo o di venderlo, forse è meglio, perché si fa una bella truffa. Che ha dato Totò che voleva vendere voleva vendere, non erano le fontane di Trevi, qualcosa del genere. Allora, come lo classificate energeticamente il Colosseo? Con la prova. Esatto, con la prova, no, tanto è vero che si dice, ma quando uno lascia tutto aperto si dice che o sei nato in barca o è nato al Colosseo, perché tira un sacco di aria. Ma quanto consuma il Colosseo? Niente. Allora, capite questa enorme differenza tra come è costruito e come viene gestito. Allora, in che classificazione lo mettete? Potreste metterlo in classe Z per come è costruito, ma in classe A+, perché avrà 0 litri di gasolio per metro quadrato, che è ancora meno di casa clima. Cioè, è un assurdo, è un paradosso. Però per farvi sottolineare proprio questo aspetto di differenza tra la costruzione proprio e la gestione di questa apparecchiatura, di un'apparecchiatura in generale. Rispetto a questo volevo anche lasciarvi un piccolo pensierino, qualcosa su cui meditare, perché il fatto di intervenire anche tra le fonti rinnovabili e l'efficienza, così come intervenire sul tipo di impianto, la gestione dell'impianto, potrebbe proprio far capire una differente modalità di intervento per arrivare alle stesse situazioni. Allora, non so se vi ricordate, qualche tempo fa c'era un piano nucleare d'Italia, pensavano di fare 8 centrali da 1 gigawatt, quindi andare a produrre qualcosa come 100 terawattora di energia elettrica. La produzione in Italia in questo momento è di 300 gigawattora, quindi un terzo dell'energia, dopo vi spiego perché 25%, un terzo dell'energia sarebbe stata sostituita dal nucleare. Se invece questa energia fosse stata aggiunta, avremmo prodotto in più il 25% dell'energia elettrica. Qui, più o meno, mantenendo i 40 miliardi di euro che era la cifra prevista, si arrivava ad avere un investimento di 1200 euro per ogni tonnellata di CO2 che veniva abbattuta. Se facessimo efficienza energetica avremmo circa un costo di 1600 euro per ogni tonnellata di CO2 abbattuta, facendo un valore medio tra tutti i vari interventi di efficienza che si possono fare a livello industriale, civile, eccetera, eccetera, e avremmo avuto una riduzione dei consumi energetici del 28%. Allora, queste sono due politiche completamente diverse. Da un lato si produce energia a basso costo, teoricamente a basso costo, e avendo a disposizione energia a basso costo, io non credo che l'energia elettrica poi sarebbe andata a sostituire 100 terawattora, probabilmente ci sarebbe aggiunta, perché una volta che uno ha qualcosa che non costa niente, lo adopera, lo usa, lo butta via anche se non vuole. Quindi avremmo avuto non 300 terawattora ma 400 terawattora, quindi avremmo avuto un 25% di produzione elettrica in più, non sarebbero cambiate le condizioni, e quindi avremmo, come dire, educato le persone non a ridurre i propri consumi del 28%, ma ad aumentare i propri consumi del 25%. E quindi queste sono proprio due filosofie diverse. Tra l'altro volevo vedere se riesco a recuperarvi una trasparenza che eventualmente forse non ho messo qui dentro. Quando noi parliamo di miliardi sulla corrente, si parla di gestione di corrente o si parla proprio perché io in casa possa avere la corrente da, cioè è creata, costa tot e la consumo, devo per forza pagarla. Ma dentro c'è la gestione che può, che va a dare un valore aggiunto.
Sì, come costo di produzione? Come gestione di produzione, cioè come... Beh, i costi dell'energia elettrica... Da tutti gli i dipendenti, voglio dire, no? Cioè, sì, 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 no, no, ma... Allora, il costo dell'energia è un terzo rispetto a quello che pagavamo? Sì, è un 40%. 40%, 60% di ormai sono tutte componenti tarifarie. Sì, quando noi parliamo di quel famoso 30% della bolletta. Sì, allora il costo dell'energia in questo momento, noi abbiamo fatto anche delle analisi economiche, il costo dell'energia è intorno ai 40 euro megawattora. Cioè, il costo dell'energia è inteso come costi di costruzione, ammortamento, gestione e produzione. Perché per esempio se prendiamo... Ci sono tanti costi aggiunti, l'energia costa niente, insomma. No, infatti. Ha detto 40 euro? Più o meno 40 euro a megawattora, che sarebbero 0,04 euro per kilowattora. Le centrali idroelettriche in teoria costerebbero zero, perché sono state costruite negli anni 50, sono ampiamente ammortizzate. Sono più o meno tutte telecontrollate, per cui il personale non ce n'è più, l'acqua più o meno non si paga, ci sono tutta una serie di costi di concessioni che vanno pagate alla comunità, però come costo industriale per la produzione l'idroelettrico è molto molto basso, anche perché poi si adegua commercialmente ai costi del petrolio, ma non ha niente a che fare, è solo una questione di mercato. Col petrolio c'è il problema che l'energia elettrica tende a scendere come costo di energia. Non parliamo, adesso l'energia elettrica voi la pagherete intorno a 0,2 euro a kilowattora, circa 200 euro a megawattora, più o meno, cosa di valore medio. Un comune poi ci mette l'IVA, magari paga qualcosa di più, in una casa dipende dal consumo, con il rapporto, con i costi fissi, però un'azienda che paga poco l'energia la paga 0,14, 0,15, normalmente si può pagare intorno a 0,18, un costo normale, scusate, un costo abbastanza diffuso intorno a 0,2, dovete fare dei conti. Di questo 0,2 l'energia viene a essere in questo momento sul mercato intorno a un valore di 0,06, quindi abbiamo un 60 su 200, quindi un 30%, 30-35% di costo dell'energia rispetto a tutti i costi ausiliari. Se noi andiamo a vedere quello che sono stati costi di costruzioni delle ultime centrali turbo gas da 800 MW con i costi di gestione e i costi della materia prima, siamo intorno a dei costi di energia per la produzione che tenga conto tutto di 50-55 euro rispetto a un prezzo di mercato di 60. I prezzi di mercato sono molto molto bassi in questo momento. Sono regolati fondamentalmente ancora dal cambio euro-dollaro e dal prezzo del barile del petrolio greggio. Anche se il mercato in questo momento sta cambiando, perché non è neanche facile cambiare una mentalità, siamo passati nel giro di pochi anni, dal 99 ad oggi sono 16 anni, dalla liberalizzazione. Poi la completa liberalizzazione c'è stata più o meno 10 anni fa, quando hanno tolto qualsiasi vincolo di consumo. In questo momento l'energia si potrebbe comprare anche in borsa, cioè comprarla ora per ora, volendo. Quello è chiamato PUN, cioè prezzo unico nazionale, un prezzo di borsa che viene fatto dal GME, il gestore del mercato elettrico, ed è basato in sostanza sulla disponibilità delle centrali, sull'energia che viene prodotta dalle fonti rinnovabili e tutta una serie di fattori. Quindi abbiamo 365 per 24 prezzi all'anno per l'energia. Poi il mondo dei contratti è abbastanza vasto. Non so se
Fatto questo ragionamento, noi adesso buttiamo ulteriori soldi per generare corrente alternativa. Se la diventa rinnovabile? Come? Fonti rinnovabili? Sì, fonti rinnovabili, cioè adesso c'è uno spostamento di investimento, non dico pro capite perché alla fine costerà, mi sa, il tempo di ammortamento che abbiamo nell'efficienza, nel non consumare più per lo inquinare, perché alla fine il nostro investimento sarà quello di abbattere il CO2. Ma dunque, quella è la spinta europea? Cioè, no, noi abbiamo gli obblighi europei per arrivare a una riduzione delle emissioni e un aumento dell'efficienza e un aumento delle fonti rinnovabili. Sì. Appena uscita la direttiva, appena è stata recepita la direttiva. Nel momento in cui il controllo delle spese accessorie per avere la corrente è subalterno, come si può dire, a delle dinamiche butto lì, di costo di lavoro. Di dinamiche che può avere la corrente, perché abbiamo capito che la corrente è 6006. Tutto il resto sono tutte dinamiche in base ai contratti di lavoro. La domanda provocatoria per far capire. No, il contratto del lavoro non c'entra sul costo dell'energia, è una cosa strana, ma i contratti di lavoro non incidono. Perché non è una produzione. Io il manager lo pago in bolletta, non ho i soldi per pagare il manager, li trovo in bolletta. Sì, però non ho mai visto che i costi del personale concorrano alla formazione del costo della bolletta. Cioè, se noi andiamo a vedere, qualsiasi meccanismo di formazione del costo della bolletta è basato su meccanismi di mercato e di materia prima, per quanto riguarda l'energia. Poi ci sono tutte le componenti aggiuntive che riguardano la regolazione, il trasporto, la distribuzione, le accise per finanziare le fonti rinnovabili. Per arrivare a completare la domanda, in base, se noi tutti non consumiamo più corrente, tra virgolette, non ci sono più soldi per pagare a chi gestisce la corrente. Sì, c'è. Che non si può diminuire il consumo dell'acqua, certo. Altrimenti non possiamo pagare i dipendenti. Oppure, scusi, sì, come ragionamento al limite, scusa, sì. Diminuisce il consumo della corrente, ma in automatico aumenta il costo della corrente per arrivare sempre a 100. Visto che non c'è 100, la gestione. I consumi dell'energia elettrica sono calati negli ultimi anni, dovuti soprattutto al calo dei consumi delle aziende per la crisi economica del 2008. Forse riesco anche a tirare fuori qualche dato da delle trasparenze che ho. E se noi portassimo a zero, ma voglio dire, è come smettere di fumare o come smettere di andare in macchina. Cioè, abbiamo tante di quelle tasse indirette sul fumo, sui carburanti, su qualsiasi cosa, che ovviamente sarebbero messi in crisi i vari meccanismi, questo sì. Sì, sì, da questo punto di vista qui sì. Gran parte delle attività di incentivazione, cioè praticamente tutte le attività di incentivazione sono fatte ricadere sugli utenti, perché anche la bolletta del gas, oltre che quella elettrica, c'è una componente che va a ripagare il conto termico. In questo momento noi paghiamo circa 6 miliardi di incentivazioni all'anno per le fonti rinnovabili. Questi 6 miliardi su 60 milioni di persone, cosa vuol dire? 100 euro in testa più all'anno. Che per completare il ragionamento, si sta speculando su, tra virgolette, in questo cambio ideologico di consumo, di gestione di quelli che è i servizi. Perché noi continuiamo, cioè dobbiamo arrivare a consumare meno, ma nel frattempo stiamo consumando molto di più su altri campi, cioè devo per forza cambiare la macchina, tengo la mia macchina per assurdo, ma la devo cambiare perché altrimenti comunque è vecchia, comunque consuma di più. Perché se io non uso più la macchina e vado col bus per assurdo o in bicicletta, in automatico non metto più CO2. No, ho bisogno di cambiare la macchina.
Allora, forse possiamo parlare per quanto riguarda l'efficienza, quando magari poi parliamo dei titoli di efficienza energetica, vediamo come è possibile spostare il flusso dei soldi. Perché facciamo un esempio molto banale: se noi facciamo il cappotto a una casa, andiamo a consumare molto meno. Andiamo a consumare molto meno gas che noi andiamo a pagare all'estero, ai russi o agli algerini o a chi per loro. Però spendiamo per il cappotto, ma quei soldi vanno a chi fa il cappotto e quindi quei soldi rimangono in Italia, quindi cambia la direzione dei soldi. Se ragioniamo sul discorso speculazione, io credo che tutti speculino su tutto. Cioè, come dicevo prima, fino a che c'era il conto energia eravamo pieni di ambientalisti, adesso ambientalisti non ce ne sono più perché è venuto a cadere uno dei motivi per cui uno poteva essere ambientalista, cioè il fatto che ci guadagnasse dei soldi. Il cambio di mentalità che ci dovrà essere in futuro è legato proprio a questo, cioè a un tipo di economia che prevede il fatto di dover consumare per forza. Quell'economia che stanno promuovendo in questo momento, dove parlano della decrescita felice, che poi viene un po' interpretato in diversi modi, come qualcuno parla di recessione e altre cose, da un certo punto di vista ha il suo motivo di essere, perché diceva che il PIL, per esempio, di una nazione si considera, si basa sul consumo di combustibile, ma se uno è in mezzo al traffico, in coda col motore acceso, in quel momento lui sta consumando e sta facendo aumentare il PIL. Ma di che PIL stiamo parlando in quel caso là? Cioè non ha un riscontro proprio con la parte produttiva. Sono convinto che bisognerà cambiare la filosofia del mercato e la filosofia del ragionamento, altrimenti non ci stiamo dentro. Quando si pensa che nel 2050 ci sono delle previsioni in cui saremo, credo, 100 miliardi di persone, no, nel 2100 parlano di 100 miliardi di persone, già adesso siamo in 7 miliardi. Possiamo pensare di avere un'economia come quella che c'è in questo momento. Infatti io volevo arrivare qua, è questo che mi piaceva farvi vedere, questa affare qua, come sono cambiate le cose in 60 anni. Allora, 60 anni fa, pro capite, per abitante, il consumo di energia elettrico all'anno era di 1000 kWh. Adesso siamo arrivati pro capite a 5500. Ovviamente qui dentro dal 50 ad oggi è tutto anche lo sviluppo industriale, quindi questo è un consumo pro capite, tenuto conto del fatto che gli abitanti non sono cresciuti più di tanto, ma sono cresciuti più di tanto i consumi. Ma la cosa che è interessante è questa. Scusi, è riferito che all'Europa? All'Italia, all'Italia. Questa qui sono i consumi d'Italia. Questa qua è l'Italia. È vero, non l'ho mai scritto. Non ci ho mai fatto caso. La prima persona me lo fa notare, non ci pensavo, è vero. Questi sono i consumi in Italia. Se andiamo a prendere dei valori, perché io ho fatto proprio una ricerca su questo affare qua, a casa propria mediamente con i consumi domestici noi siamo intorno a 1000 kWh all'anno a testa. Infatti vedete che questo 5,5 non corrisponde con questo, perché questi sono solo i consumi domestici, questi sono i consumi complessivi, quindi qui c'è dentro anche l'industria, il trasporto elettrico e così via. Se andiamo in ufficio, questi consumi aumentano pro capite del 5% e in banca del 7%. La grossa differenza tra casa e ufficio qual è? O banca? Beh, non banca, dopo facciamo un ragionamento a parte. Che cambia la responsabilità di chi paga. Quando si parlava di speculazione, si cambia sempre sul fatto di chi ci guadagna o del fatto di chi paga. Se in ufficio si potesse dire, guarda, io ti do una carta di credito energetica, che c'hai tutti i consumi tuoi mensili e quello che ti avanza te lo ritrovi in busta paga, probabilmente i consumi crollerebbero. Io ho anche proposto alla provincia di Trento, che avendo l'autonomia poteva fare anche una sperimentazione, hanno detto no, siamo bloccati dai sindacati perché questo vuol dire controllare ognuno dov'è, eccetera. Allora non si poteva fare. In banca poi invece si sa benissimo chi paga, quindi diventano anche eccessivi. Ecco, questa è la differenza tra
la parte di cambio degli impianti e la parte di gestione, che molto spesso vuol dire il comportamento. Se voi andate su questo sito qui, energytrophy.org, hanno fatto qualche anno fa, l'ultimo che hanno fatto 2007-2008 era un progetto europeo dove in maniera volontaria verificavano i propri consumi, come venivano ridotti cambiando i modi di comportamento, per cui ha partecipato anche il comune di Modena, Ducati Energia, ha partecipato diverse società e enti italiani. Nel 2007-2008 la biblioteca in Bulgaria di Silistra ha risparmiato il 29% senza fare nulla tecnicamente, cambiando le abitudini. Il fatto di aver spento la luce qua non è che quella lampada lì è più o meno efficiente, la stiamo gestendo in maniera diversa noi. E molte di queste abitudini, molti uffici ci hanno le tapparelle tirate giù e la luce accesa. Tra l'altro è anche più stressante, secondo me, la luce artificiale rispetto a quella naturale. Basterebbe solo spegnere la luce e tirare sulle tapparelle e si risparmia tranquillamente, sapendo poi anche quanto vale, per quello che vi ho portato prima l'esempio di un kilowattora, quanto può fare. Questo era quello che volevo farvi vedere per quello che riguarda, vi dicevo, la parte dei consumi e quello appunto che si può fare con la parte di educazione che avevamo qua. Allora, da un punto di vista strategico, queste finalità si possono ottenere in quattro strade diverse. Cioè, due sono carota e bastone, quindi questa qui è il bastone. La prima, per esempio, è la legge sul fumo. Uno ha fatto la legge sul fumo, ha costretto le persone a non fumare, e io credo che ci troviamo tutti bene. In Italia purtroppo c'è però la grossa difficoltà, non so se ve ne siete mai accorti, ma avendo girato un po' all'estero, credo di aver trovato solo in Italia i cartelli dove c'è scritto severamente o assolutamente vietato. L'estero non c'è, si dice o è vietato o non è vietato. Da noi non c'è il vietato solo, perché se è vietato, sì, dai, è vietato, vabbè, insomma, non è proprio. Se invece è severamente o assolutamente vietato, allora veramente non si può passare, non si può fare. E siamo, credo, l'unico paese dove ci sia scritto severamente vietato. Addirittura credo che nel paese anglosassone non ci sia neanche scritto vietato, perché se voi vedete le scritte anche sulle targhette dei treni, si porta a dire: guarda, ti consiglio di non farlo, è meglio che non lo fai. Quindi, fatta la legge, trovato un inganno, come si dice, una è quella di costringere le persone attraverso delle leggi. La carota sarebbe il punto 3, e qui ci potete mettere dentro tutta la parte di incentivazione economica che riguarda il conto energia, il fotovoltaico, poi vedremo anche il titolo di efficienza energetica, e poi altri due punti che forse non sono così banali, nel senso che bisogna dare alle persone la possibilità di farle le cose. E parlo per esempio della raccolta differenziata: se uno non predispone i bidoni, se non predispone alcune attività, se non predispone alcune infrastrutture, uno anche con tutta la buona volontà che può avere non può farlo, in sostanza. E poi ovviamente quello di coinvolgere, partecipare e informare, educare. Su questo aspetto qua credo che anche qui la raccolta differenziata, io vedo i miei figli, loro se sono per strada e hanno della carta o della plastica in mano, non è che la buttano via, aspettano di trovare il momento dove trovano un bidone per la riciclata, in modo da suddividerla, perché ormai sono abituati e credono in queste cose. Queste sono un po' le quattro leve su cui si possa agire. Ecco, come si diceva prima, la differenza tra fonte rinnovabile e efficienza energetica, se poi vogliamo parlare di incentivazione di obblighi,
ci sono, o perlomeno c'erano, i certificati verdi. Questo era un obbligo in capo ai produttori che veniva soddisfatto attraverso i certificati verdi. Il conto energia famoso per il fotovoltaico, adesso c'è il decreto del 6 luglio del 2012 per le fonti rinnovabili e c'è anche il conto termico. Per quanto riguarda l'efficienza energetica, questi più o meno sono gli incentivi di tipo nazionale, quelli che sono i titoli di efficienza energetica o certificati bianchi, le detrazioni del 50 o del 65% e poi anche il conto termico. Non so se poi volete approfondire qualcuno di questi argomenti, io ho preparato un po' di materiale per quello che riguarda i titoli di efficienza energetica e i certificati bianchi. Ecco, questa era l'introduzione che doveva durare pochi minuti. E adesso passiamo all'ammazzata. No, a parte di scherzo. Vediamo, perché io appunto vi ho preparato diverso materiale, poi magari lo vediamo insieme quello che preferite, perché al di là di questa parte qua io ho ancora altre 5 diverse presentazioni di questo genere qua, che riguardano le sorgenti luminose, perché adesso poi entriamo nello specifico della pubblica illuminazione, gli apparecchi illuminanti, l'illuminazione per gli esterni, i meccanismi di incentivazione, eventualmente poi anche un po' di tecnologia di telecontrollo. Io direi facciamo una carrellata abbastanza rapida di quelle che possono essere le varie tecnologie. Non so se poi avete o domande, ho visto che tra l'altro sono contento se avete da chiedere o da introdurre allora io ho preparato un po' di materiale per le sorgenti luminose. Le sorgenti luminose, se noi parliamo un punto luce, focalizzandoci sull'illuminazione pubblica, abbiamo l'elemento che produce la luce e poi l'elemento che fondamentalmente riesce a indirizzare e a gestire la luce. Quindi abbiamo la sorgente luminosa e poi c'è il corpo illuminante. Questo perché prima che ci fossero i LED, la sorgente luminosa normalmente era realizzata da un bulbo luminoso che trasmetteva su tutta la superficie e quindi di conseguenza la parte posteriore che era inutile veniva convogliata verso la superficie utile attraverso dei corpi riflettenti che era il corpo illuminato. Allora io non starei a annoiarvi con tutti quelli che sono gli spettri di emissione, il flusso luminoso, perché diventerebbe un corso di luminotecnica e forse sarebbe un po' pesante. Potremmo vedere quelle che sono le peculiarità delle sorgenti luminose. Una che sicuramente avrete notato tra le diversi impianti di illuminazione è quella che fa risaltare la cromaticità dei colori. Avete presente diversi anni fa i caselli autostradali erano illuminati con una luce molto gialla, giallo scuro, e se voi andavate sotto vestiti di giallo, verde o azzurro, eccetera, vedevate tutta la stessa tonalità. Quelle erano lampade a vapore di sodio a bassa pressione che davano una enorme quantità di luce rispetto all'energia che consumavano. Si chiama appunto efficienza luminosa. Un'efficienza luminosa, quelle sorgenti di luce erano le più elevate fino a pochi anni fa e l'emissione di questa luce poi dipendeva anche dalla tonalità della luce stessa emessa. Quando voi in questo momento andate per esempio a prendere delle lampade a LED, fino a poco tempo fa la lampada a LED aveva un vantaggio di efficienza perché riusciva a produrre una luce con un consumo molto basso, ma aveva una tonalità di luce che era molto fredda. A Padova, ormai il tempo vola, quindi Padova facciamo conto di
5-6 anni fa avevano fatto una piazzetta illuminata LED in maniera sperimentale con le prime lampade della Rood Lighting e dava un senso di obitorio, cioè una luce veramente fastidiosissima. Questo perché? Perché cambia, diciamo, la temperatura di colore, del corpo. Ovviamente più sale, più questa luce diventa fredda, diventa bianca. Qua viene messo in analogia la tipologia di luce, vedete qua siamo nel visibile, vedete? Più una lampadina diventa luminosa e aumenta come temperatura di colore, più assomiglia al colore del ferro, quello che si parla di temperatura di colore fondamentalmente. Fate conto che le lampade a incandescenza erano qua più o meno. Tanto è vero che le lampade a incandescenza erano una di quelle apparecchiature che avevano un'efficienza bassissima, perché se consideriamo la luce emessa rispetto all'energia consumata, luce emessa nel visibile, questa era circa il 7-8% rispetto all'energia che veniva consumata. Le lampade a incandescenza, più che lampade a incandescenza, erano delle stufette perché emettevano più calore che luce. Tant'è vero che un po' tutti quando sono andati a utilizzare le prime lampade a basso consumo fluorescenti compatte si stupivano del fatto che andando svitate a caldo non si scottavano rispetto ad incandescenza che non rimaneva ustionato. Vabbè, queste sono tutte le varie tonalità possibili e qui vedete le varie tonalità in base proprio alla luce. Più la temperatura di colore diventa alta, questo l'ho trovato anche sulle scatole delle lampadine, se comprate delle lampadine a LED in questo momento, siete intorno ai 2000-3000 Kelvin, è il valore che viene dato proprio in associazione a quello che si diceva prima, in associazione allo stesso colore che potrebbe assumere un ferro alla stessa temperatura, per cui vengono usati i gradi Kelvin proprio per analogia. Quello che vi dicevo che cambia in funzione anche del tipo di illuminazione la temperatura di colore. Questi sono sempre gli stessi oggetti e vedete come si passa da una temperatura di colore con un valore basso ad una temperatura di colore più alta, questa è una luce più fredda, questo saremo intorno ai 5000 Kelvin e vedete che cambia notevolmente, questa potrebbe essere un'illuminazione a LED e questa una illuminazione a incandescenza. Intorno alle 50.000 ore in maniera tranquilla, quando le lampade che durano tanto stradali potrebbero arrivare a 10-12.000 ore di funzionamento, tenuto conto che lavorano circa 4.000 ore all'anno, ogni 3 anni bisogna cambiare circa la lampada stradale. Con le lampade LED si arriva a parlare di 10-12 anni, tanto è vero che non so se avete osservato che i primi a cambiare le lampade LED sono stati tutti quelli che avevano problemi di accessibilità per la manutenzione. La cosa più evidente è l'ente autostradale,
tutti i caselli autostradali hanno messo i semafori a LED, non tanto per il consumo, ma perché erano su a 6 metri i caselli, andare su con la piattaforma a cambiarli era un costo, non tanto di consumo di energia elettrica, quanto un costo di gestione e di manutenzione. Quindi anche questo c'è un grosso vantaggio del LED. Qui vedete quelle che sono dei vari andamenti per quanto riguarda la durata di vita, comprende anche il fatto che ci sia un decadimento luminoso. Tutte le lampade a scarica, tipo a vapore di mercurio o sodio, sono fatte con degli elettrodi dove in mezzo c'è una scarica nel gas e bene o male questi elettrodi sono consumati dalla scarica, quindi la scarica nel tempo fondamentalmente si allunga. Essendo alimentate a tensione costante, la corrente che circola si abbassa, quindi si abbassa anche la luminosità. Normalmente si parla di durata di vita quando si scende sotto una luminosità inferiore all'80-75-80% della lampada in condizione iniziale. Questo per certi impianti si risolve andando ad alimentare gli impianti non a tensione costante ma a corrente costante. Impianti particolari ci sono in diversi comuni, per esempio in Bologna il 90% è alimentato a corrente costante e anche Padova ha un 15% di impianti a corrente costante. Ecco, se volete avere un elenco di caratteristiche per quanto riguarda le sorgenti luminose, avete in verde gli elementi che riguardano tutta la parte energetica, quindi la potenza assorbita, il flusso luminoso, l'efficienza luminosa, la durata di vita, il collegamento elettrico, il costo globale del ciclo di vita, c'è anche lo smaltimento, tra l'altro, che ha un certo costo. Più avete altre caratteristiche, che sono quelle blu, che riguarda proprio il comfort visivo, come facevo vedere prima, il fatto che ci sia questa temperatura di colore con una luce molto fredda o un po' più calda vi dà proprio un ambiente diverso, quindi un comfort differente. Poi ci sono alcuni aspetti tecnici, che è il tempo di accensione, non è una cosa proprio da non sottovalutare, perché è già successo che da catalogo su un progetto siano state scelte per una scuola materna delle lampade a ioduri metallici per l'interno, che sono tipicamente lampade da esterno. E le maestre dicevano, si vede benissimo, però se spegniamo e riaccendiamo la luce ci mette un po', nel senso che alcune lampade hanno bisogno di raffreddarsi per poi riaccendersi, quindi alcune lampade per gli interni non si possono utilizzare. Le lampade a ioduri metallici tipicamente sono quelle che vengono utilizzate negli stadi per illuminare gli eventi sportivi, perché hanno una resa dei colori molto buona, però sapete che come si spengono non si accendono subito. Ecco, un altro vantaggio dei LED è che hanno un'accensione immediata, non hanno bisogno di scaldarsi, ma poi soprattutto hanno la possibilità di una regolazione quasi completa, quasi al 100% di regolazione. Ecco, e questa è tutta la casistica che può esserci sulle suddivisioni delle sorgenti luminose. C'è, vedete, la grossa distinzione come sorgente luminosa, questa parte qui di destra una volta non c'era, perché queste sono sorgenti dello stato solido, e tutta la casistica delle sorgenti veniva fatta con delle lampade. Lampade inizialmente che erano incandescenza, quindi col filamento, in sostanza poi c'erano tutte le varie sottocategorie, alogene e così via, e quelle che erano poi le lampade a scarica e le lampade a induzione, questa è una categoria anche a parte che ha una durata anche molto lunga. Nella scarica dei gas c'è fondamentalmente tutta la casistica delle lampade che riguardano l'illuminazione stradale, siccome la scarica dei gas appunto c'ha per la gran parte questa caratteristica, questa particolarità di avere tempi di accensione un po' più lunghi, venivano utilizzate per l'illuminazione stradale, dove uno non doveva continuamente accendere e spegnere, ma poteva accendere e soltanto. Nella scarica dei gas ci sono lampade fluorescenti,
che sono quelle che una volta venivano chiamate neon, adesso di neon non ce n'è più, si usano degli altri gas di scarica e la luce viene messa attraverso il rivestimento che c'è la lampada che riesce a mettere luce attraverso la parte di... Ma come funziona, scuso, l'equivenzione? Perché ne parlavano al giornale che Vicenza vorrebbe passare con le lampade di induzione. Allora, dovrei... E preferiva rispetto al LED, però non ho capito il fascismo. Le lampade di induzione sono fatte in questa maniera qui. Funzionano attraverso un campo magnetico, ci sono delle ferriti e c'è un materiale fluorescente e attraverso il fatto di eccitare questo materiale con un campo magnetico si riesce a emettere luce, sostanza. Questa è un po' la condizione fisica. Non essendoci scarica, perché fondamentalmente qua non c'è scarica nel gas, non c'è una scarica elettrica, c'è semplicemente l'eccitazione di questo materiale, la durata di vita diventa molto alta. Si parla di 60-80 mila ore, normalmente per fare una progettazione cautelativa si prendono 50 mila ore di funzionamento. Hanno il problema che costano un po' di più, questa è la differenza. Noi abbiamo utilizzato delle lampade a induzione per realizzare una galleria stradale per i cunicoli di soccorso. C'era questa galleria stradale e a fianco c'era il cunicolo di soccorso che serviva anche in caso di emergenza, dove le persone potevano rifugiarsi in caso di incendio, e siccome questo andava praticamente tenuto ad un livello di luminosità minima sempre, abbiamo utilizzato le lampade a induzione, quindi funzionano anche bene e possono essere anche un'alternativa alla parte dei LED. Sicuramente. Sì, però non ho mai capito perché non sono mai entrate nella, come si può dire, nell'abitudine dei progettisti. O perlomeno, una certa motivazione c'è. Allora, sono lampade che devono essere fatte funzionare moltissime ore. Non sono lampade che come dire, vanno bene per accensioni, esperimenti ripetuti, e quindi per l'illuminazione pubblica andrebbero benissimo. Allora, con l'illuminazione pubblica si potrebbe dire: montiamo queste lampade perché durano 4-5 volte più di una lampada normale, pensiamo a 12.000 ore contro 60.000 più o meno. Anziché cambiare ogni 3 anni, li cambiamo ogni 15 anni, però rispetto ai LED hanno la parte, diciamo il lato negativo, che è quello di non avere un'emissione concentrata, ha un'emissione globale come tutte le altre lampade, quindi ha bisogno del corpo illuminante. Allora il limite è stato quello di dire: ma se tanto ogni 2-3 anni devo andare a pulire il corpo illuminante perché altrimenti non ci vedo, perché si sporca eccetera eccetera, cosa me ne faccio del fatto che questa lampada la cambio ogni 15 anni, che comunque devo andare a fare il giro della manutenzione lo stesso ogni 2 anni, 3 anni? Perché devo andare a pagare una lampada 5 volte di più rispetto a un costo? A quel punto lì metto una lampada che costa 5 volte meno, la cambierò 5 volte di più, ma tanto ci devo andare lo stesso. Quindi non c'è mai stato questo grosso vantaggio della lampada di induzione, però tecnicamente funziona. O probabilmente non è un buon prodotto di consumo. Ma no, su alcuni prodotti si innestano dei meccanismi che molto spesso sono indipendenti. No, ma parlo per se effettivamente questa c'è l'affidabilità della durata. Se qualcuno non la propone, a dispetto di mettere delle lampade che durano molto poco, probabilmente perché fra 2-3 anni ha motivo di tornare a cambiarle. Sì, beh, ma se c'è un certo vantaggio. Quando butto lì il provocatorio ragionamento, perché cerco di venire a capire perché sia un buon prodotto, da quant'è che esiste rispetto del LED questo prodotto? Oh, esisterà da 20 anni. Ok.
Scusi, lo smaltimento forse? No, perché è lo stesso concetto di come smaltite e carica batterie. È ferro, ferro e rame. Non ci sono elementi come mercurio, che è molto più difficile da smaltire. E il LED per smaltire? Il LED sono come delle schede elettroniche, come le schede elettroniche dei computer. Poi fondamentalmente è tutta resina, perché il LED è grande come una capocchia, tutto il resto è la schedina, la basetta su cui viene montato il LED e le limitazioni. Non c'è... La battuta per montare è la stessa di una normale lampada, allora? Sì, sì. Quindi non abbiamo neanche il problema di cambiare le armature per poterle inserire? No, non mi pare, non credo. Lì si è segnato Mercurio, però... È segnato? No, allora il fatto che abbia questo generatore a radiofrequenza ha un tipo di alimentazione diversa. No, allora un momento, se lei dice prendo un'armatura qualsiasi, smonto la lampada, ci metto quell'altra, non è proprio così, perché dovrei farvi vedere. Adesso vi faccio vedere, ci saranno 100 tipi di coperto. Sì, sì, no, ma voglio dire, l'attacco più o meno potrebbe anche essere quello, eh. Quanto problema poi della parte di alimentazione, eccolo qua, vorrei farvi vedere questo. Ora, questo è un tipico corpo illuminante con una lampada scarica. Qui c'è l'accenditore, il reattore e la lampada, vedete? Perché le lampade scariche hanno bisogno di una certa induttanza per essere stabilizzate e poi hanno bisogno di un accenditore per dargli la scarica. Se uno va a mettere la lampada a induzione, tutta questa parte qui non c'è più, ci va una parte che è il sistema di radiofrequenza della lampada a induzione. Quindi diciamo che il corpo illuminante rimane lo stesso, ma va cambiato dentro anche la parte di accessori. In questo senso. Mettere LED. Il LED è un altro mondo, cioè il LED, quando sono usciti i LED, vediamo se li trovo, quando sono usciti i primi LED c'è stata una corsa all'utilizzo dei LED andando a usare una tecnologia nuova. Andando a usare una tecnologia nuova, ma no, questo non rende l'idea, però su delle strutture vecchie. Cosa hanno fatto con i LED? Con i LED sono andati a tenere gli stessi corpi illuminanti, per esempio anche Guzzini, che non è una ditta ultima arrivata, ha fatto l'arco LED e ha preso un corpo illuminante già per lampada scarica e non ha fatto altro che qui incastonare dentro il LED. Il LED, non ci siamo ancora arrivati, ma volevo farvi vedere, il LED hanno questa caratteristica. LED sono dei puntini molto piccoli e hanno l'emissione della luce che non avviene su tutta la superficie, ma viene a essere concentrata in uno spazio di 2, 3, 4 gradi. Quindi i LED vengono utilizzati per illuminazione diretta, non per illuminazione riflessa. Quando voi confrontate delle lampade tradizionale, lampada incandescenza per esempio, questa emette su tutta la sua superficie tranne che l'attacco. Possiamo anche andare a vedere, vediamo se c'è una curva fotometrica. Thank you.
forse ce l'ho fatta. Per il LED, ma vi faccio vedere questa. Allora, prendiamo un corpo illuminante, diciamo tradizionale, che abbia una lanterna LED. Se qua ci mettiamo dentro una lampada a scarica, questa è un attacco a Edison, la lampada farà illuminazione su tutta la sua superficie del suo volume, e questa è la curva fotometrica che ne esce. Cosa vuol dire? Vuol dire che se prendiamo questa lampada e misuriamo tutto intorno a diversi angoli l'emissione della luce, il punto luminoso emette, ovviamente verso l'alto non può perché c'è, verso l'alto non può perché è coperto, però da questo punto e poi scendendo la luce può uscire per quanto riguarda l'emissione. Quindi se noi andiamo a prendere un angolo di 130 gradi c'è questo valore di emissione, poi aumenta moltissimo sui 90 gradi e poi scende di nuovo sotto. Quindi una lampada tradizionale col bulbo emette su tutta la sua parte. Se noi andiamo a vedere una lampada che viene realizzata con il LED, pensiamo per esempio, ecco, questa lampada qua viene modificata, vedete come è stata modificata in maniera tale da sostituire queste parti qua illuminate, vetrate, scusate, dentro queste parti vetrate qui è stata messa l'elettronica, la lampada non è più messa qui ma viene messa nella parte inferiore interna e viene sostituita con un corpo illuminante di questo tipo, che poi è sempre lo stesso corpo illuminante, però è stato fatto un intervento di retrofit, così come si dice, cioè è stata mantenuta la struttura ma è stata modificata la parte illuminante. I LED stanno qui dentro, qui sotto, e vanno quindi a illuminare soltanto verso il basso. La curva che ne esce è questa, quindi vedete che luce che va verso l'alto non ce n'è fondamentalmente. Quindi il grosso vantaggio dei LED è anche quello che tutta l'illuminazione viene fatta per illuminazione diretta, non riflessa. E quindi c'è un grosso vantaggio sull'efficienza anche per questo motivo qua. Quindi, dov'è che erano rimasti? Ma è ottima per l'inquinamento atmosferico o perché comunque non disperde luce e la concentra in un determinato punto? Con LED? Con LED abbiamo una emissione di luce rispetto al consumo di energia elettrico, diciamo che hanno un consumo di energia elettrica rispetto alla stessa quantità di luce che è inferiore del 50-60%. Se vuoi a scarica, nei confronti a scarica. Ma anche per interni, vediamo un po' se riesco a portarvi subito. Cioè noi tutte le luci le concentriamo su un punto? Sì, abitate, allora, andate a guadagnare tutto il rendimento del corpo illuminante e dell'ottica, perché tutta la luce che va verso il corpo illuminante si riflette e poi torna verso il basso, c'è un rendimento luminoso che viene abbattuto. In più le caratteristiche stesse dei LED consumano meno a parte della luce emessa. Volevo farvi vedere proprio un esempio di efficienza. In quei casi che i LED che devono durare più famosi 50.000 ore è un difetto di fabbrica che magari dopo qualche ora si bruciano. Ve li cambiano, ci sono. No, al di là del cambiarlo, ma dico, perché si bruciano? LED?
I LED hanno dei problemi di temperatura e non di umidità. Dunque, le lampade stradali che sono uscite all'inizio avevano due grossi problemi. Un problema grosso era la temperatura, perché avevano montato i LED, come dicevo, sugli stessi corpi illuminanti esistenti, andando a inserirli dei corpi delle sorgenti luminose nuove sui corpi illuminanti vecchi, senza considerare il fatto che, essendo molto piccoli, la temperatura si concentra e quindi hanno dei problemi legati alla temperatura stessa. Tant'è vero che i corpi illuminanti successivi sono quasi tutti basati su delle piastre abbastanza spesse e metalliche che fanno anche da diffusore del calore. La seconda cosa che ha creato dei grossi problemi sui LED sono state le sovratensioni, le cariche atmosferiche esterne. Sono i componenti elettronici, si guastavano per quello, erano più sensibili, infatti vengono alimentati con poche volte e bastava una sola tensione. Tutta la parte di alimentazione infatti l'hanno portata ad una protezione da 1500 volt con delle protezioni a 4000 volt e quindi in questo momento non ci sono più problemi di questo tipo. No, volevo farvi vedere questo. Fatto per interno, questo è il cambio di tutta l'alimentazione fatta con LED per quanto riguarda un supermercato. Qui c'erano 537 lampade, forse è piccolo, non si vede bene. C'erano 537 lampade. Di varie modalità. C'erano lampade della Philips, Zumtobel, Disano, eccetera, eccetera. Venivano assorbiti in totale 42 kW e queste sono più o meno le varie potenze delle varie. Questo è stato cambiato e si è passati a una illuminazione a LED. Dove si è ridotto da cos'era 40 più altri 20, si è passati ad un 32 kW. Fondamentalmente si è passati ad avere un risparmio del 50%. Eccolo qua, vedete? C'era un preintervento da 71 kW con un illuminamento medio di 556 lux. E si è passati appunto a questi 32 kW, quindi meno della metà, c'è un 55% di risparmio più o meno. E questo era il vantaggio economico che ne derivava, andando a risparmiare intanto 200 MWh, e quindi già c'è un bel risparmio economico per quanto riguarda l'energia in più, c'è tutta la parte dell'efficienza legata ai titoli di efficienza energetica, che è una delle cose che volevo farvi vedere, perché tra l'altro qui il tempo vola. E quindi volevo darvi un'idea delle incentivazioni che ci sono. Allora torniamo un attimo alle sorgenti luminose. Come vi dicevo, per quanto riguarda la parte delle sorgenti luminose, che quando lei dice soffro la temperatura va benissimo nei semafori perché si spengono. Sì, che... ma tra l'altro nei semafori hanno delle caratteristiche meno impegnative che per l'illuminazione pubblica. Se avete osservato, i LED sono usciti ancora 10 anni fa,
10 anni fa per quanto riguarda la segnalazione, sono stati montati inizialmente su tutte le segnalazioni ferroviarie e poi la segnalazione ferroviaria ha cominciato a diffondersi nei fari posteriori che erano rossi, i LED, e nei fari delle automobili, ma non per illuminare, di posizione, perché inizialmente i LED non avevano quella intensità luminosa necessaria per illuminare, avevano quell'intensità luminosa necessaria per farsi vedere. Infatti i semafori avevano un grosso vantaggio che riuscivano a darvi il colore ma non illuminavano. In più l'altro grosso vantaggio dei semafori era l'evitare l'effetto phantom, cioè l'effetto fantasma. Quando voi avete il sole alle spalle, il sole abbastanza basso, il semaforo davanti, un semaforo tradizionale che aveva la parabola di metallo per riflettere, come vi dicevo prima, i raggi, essendo colpiti dal sole, il sole veniva riflesso, sembrava che tutti e tre fossero accesi. I LED non hanno questo, anzi i LED per i semafori normalmente sono montati su uno sfondo nero, perché se c'è il sole che colpisce il semaforo voi non avete alcun tipo di riflessione, e quindi con il sole alle spalle un semaforo LED si vede molto bene, e anche in quel caso i LED emettono direttamente solamente verso la parte davanti, non posteriormente, per cui non c'è mai bisogno di fare la riflessione. E dopo, con l'aumento delle caratteristiche, ancora nel 2006, 2007 mi pare, quindi parliamo di 7-8 anni fa, c'è stato un comune che è andato anche su report, che era Torraca mi pare, o qualcosa del genere, che aveva montato tutta l'illuminazione a LED stradale, però erano veramente gli albori e non avevano quell'intensità luminosa necessaria. Adesso i LED hanno superato i 150 lumen watt, che è un'intensità luminosa molto elevata, addirittura si parla di 200 lumen watt con i prossimi LED, quindi vanno sicuramente bene per l'intensità luminosa. Quindi i semafori non avevano problemi perché i LED erano diversi dal punto di vista termico, ma avevano sempre problemi delle scariche atmosferiche. Tra l'altro i primi semafori, siccome noi abbiamo fatto un contratto con il comune di Bressanone ancora nel 2004-2005 per cambiare i semafori e pagare l'investimento con il risparmio economico, abbiamo avuto un grosso problema tecnico perché consumavano i semafori per i LED 10 watt mi pare, erano lampade da 10 watt contro lampade da 60-70 watt. L'elettronica del semaforo, vedendo un consumo così basso, andava in allarme perché pensava che la lampada fosse guasta e il semaforo non funzionava, cioè lampeggiava e basta. Quindi ho dovuto mettere mano tutte le schede elettroniche per dire guarda che effettivamente consuma poco perché ci sono i LED, e quindi è stata una trafila non da poco. Ci sono sempre degli elettroscene su queste cose. Allora, sì, di conseguenza viene di logico che con l'impianto a LED bisogna riadattare gli impianti? Ma no, adesso non ci sono più questi problemi, c'era questo sistema di controllo per quanto riguarda i semafori, che però hanno superato in questo momento. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica non si tratta più di cambiare la sorgente luminosa. Prende, si cava il corpo illuminante, si mette il nuovo corpo illuminante a LED e viene alimentato a 220 come tutti gli altri, con il grosso vantaggio che quel nuovo corpo illuminante, un nuovo punto luce, è regolabile da 0 al 100%, quindi se uno volesse scendere, ci sono dei sistemi addirittura pedonali, perché finora li hanno fatti per i pedonali, che mantengono l'illuminazione a LED nei giardini pubblici ad un minimo per garantire la sicurezza, e hanno dei sensori che riconoscono le sagome, perché se passa un cane o un gatto distinguono la sagoma di un animale dalla sagoma di una persona, e accendono, aumentano l'intensità del lampione man mano che passa la persona, due lampioni davanti e due lampioni dietro.
quindi uno vede la fascia che si sposta. Questo è il grosso vantaggio del LED, per cui anche la variazione è immediata, uno non è che deve aspettare o attendere che si rassegna, no, o si riscaldi. Nell'ottica della manutenzione bisogna avere un certo numero di armature di cambio, insomma. Ma dunque, con i LED, ma no, neanche tanto. Perché, per esempio, la parte di corpo illuminante che va per la maggiore in questo momento con i LED sono, mi sembra strano che di non averli messi dentro, volevo farvi vedere. Questi sono i sistemi di smaltimento dei LED. Questo è un grosso problema del smaltimento termico. Volevo farvi vedere un corpo illuminante a LED, non se lo trovo. Perché come li fanno funzionare i corpi illuminanti a LED? Mettono ovviamente delle decine di LED, 48 o 60 LED o mi viene in mente soltanto questo, però non va bene, come esempio. Allora, questo è un corpo illuminante a LED dove ci sono tutta una serie di LED e i primi corpi illuminanti che avevano fatto erano fatti in maniera tale che ogni LED andasse a illuminare un pezzettino di strada. Cosa succedeva? Che se uno di quei LED si rompeva, avevate un buco in mezzo alla strada di illuminazione. Invece quello che fanno adesso è fare un'ottica per ogni LED, in maniera che ogni LED vada a illuminare tutto il pezzo di strada necessario. Quindi avete su tutto il pezzo di strada che volete illuminare, facciamo conto che sia una lampada da 64 LED, non è questo il caso, cioè non è fatto così un corpo illuminante stradale, avete 64 LED che illuminano tutti lo stesso pezzo. Se anche se ne brucia 1, 2, 3, lo illuminate con 63, 62, 61, ma non vedete la differenza. Sì, e poi tra l'altro non esiste più la distinzione tra corpo illuminante, cioè qui c'è la distinzione tra corpo illuminante, accessori e sorgente luminosa. Adesso con i LED non va né, si cambia tutto. Questo è un altro vantaggio sulla manutenzione, perché si diceva prima, per esempio, che le lampade a induzione durano 50.000 ore, ma tanto il corpo illuminante devo lavarlo lo stesso. Quindi la meccanica, il fatto di dover aprire il corpo illuminante, renderlo stagno, avere una garanzia minimo IP55 contro i componenti elettronici, eccetera, eccetera, diventava necessaria con un attacco meccanico, eccetera. Con i LED non è più così, si fanno stagni completamente, sono garantiti in qualche caso anche 10 anni, per cui se il corpo illuminante non funziona la ditta lo cambia, perché lo garantisce 10 anni, non ci sono problemi. E anche da un punto di vista del lavaggio non c'è più questa necessità, senso che c'è solo la parte verso il basso, si sporca meno facilmente e per lavare si potrebbe anche evitare di salire con la piattaforma, perché si potrebbe passare da sotto, sparare un getto, pulirla restando a livello stradale senza avere un sistema attrezzato di movimentazione. Prima parlava delle scariche esterne, differenza tra classe 1 e classe 2 rispetto alle protezioni è una questione elettrica. Ma qual è la più efficiente o consigliata? Allora, su questo allora vediamo di recuperare. Volevo fare vedere la classe 1 e la classe 2 cosa significa. Sono i gradi di isolamento.
Classe di isolamento è questa qua. Le classi di isolamento che cosa determinano? Determinano la sicurezza contro i pericoli dell'energia elettrica in sostanza. Se una persona tocca qualche cosa di alimentato elettricamente può rimanere colpita in caso di guasto. Immaginate una lavatrice. La lavatrice è metallica, voi la toccate, normalmente non è in tensione, ma se dentro c'è un guasto, qualcosa va a contatto, voi potreste, per esempio, toccare qualche cosa che è in tensione. La distinzione tra la classe 1 e la classe 2 è il modo con cui si realizza questa protezione. Normalmente, quando voi avete un'apparecchiatura metallica, tipo la lavatrice, cosa fate? Tutte le parti metalliche che possono essere toccate le collegate con un impianto di terra. In questo modo, se ci fosse un contatto con la parte attiva alimentata dentro, questa va in contatto con l'impianto di terra, fa passare un po' di corrente e fa intervenire quello che si chiama differenziale, cioè salvavita. E quindi uno dovrebbe salvarsi in questo modo. Un altro modo per evitare di rimanere di garantire la sicurezza è la classe 2. La classe 2 è in sostanza un secondo isolamento su quell'isolamento che c'è di solito, tipo il rasoio elettrico o tipo l'asciugacapelli. Trovate questo doppio quadratino che vuol dire che oltre all'isolamento normale che voi avete, ne avete un altro. Normalmente non avete parti metalliche con cui andate in contatto. Un palo stradale isolato in classe 2 vuol dire che potrebbe essere anche un palo di metallo, però dopo ragioniamo sul fatto che questo sia sicuro o meno, dove dentro viene inserito un conduttore che ha i conduttori isolati e in più questi hanno un ulteriore isolamento, sono dei cavi. Quindi perché il guasto arrivi a mettere in tensione la parte in contatto con le persone, dovrebbe avere due strati di isolamento che devono cedere. Il conduttore dovrebbe cedere, perché cedere con l'isolamento del singolo conduttore, più dovrebbe cedere addirittura la guaina esterna. In questo caso qui le norme dicono che si può evitare l'impianto di terra, però voi sapete che c'è una distinzione tra legge e norme. Tutta la parte elettrica impiantistica è regolata dalla legge 186 del 1968, che è fatta di due articoli. Il primo articolo dice gli impianti, le apparecchiature, i componenti devono essere fatti a regola d'arte, che non vuol dire assolutamente nulla. Il secondo articolo dice se questo lo fate secondo le norme CE, allora si possono considerare a regola d'arte. Nel senso, il fatto che le norme dicano che se faccio un doppio isolamento posso anche non fare l'impianto di terra, questo non garantisce la sicurezza. È già successo che il palio, dove c'è uno scuotimento dovuto al vento in zone particolarmente ventose, il cavo dentro continua a sbattere, dentro magari c'è una lavorazione meccanica che non è proprio perfetta, eccetera, striscia, si consuma, il primo strato si consuma anche il secondo, si va in tensione e il palo va in tensione. Quindi uno che mette la mano sul palo può evidentemente restarci fulminato perché non c'è l'impianto di terra, non c'è alcun tipo di sistema di protezione attiva differenziale. La mia idea è che se uno fa un impianto in classe seconda dovrebbe avere il palo in vetroresina, cioè non conduttore. Anche se le norme poi ammettono che ci sia un palo metallico. E poi vabbè, ci sono le classi 0 e le classi 3. Tra l'altro la grossa differenza tra un classe 2 e un classe 3 la vedete da questo. Questa è un'alimentazione di un cellulare, questo, se andate a vedere tutte le varie indicazioni, è un classe 2,
ma questo ve lo posso dire senza neanche dare delle indicazioni, perché? Perché avete solo l'alimentazione, le due fasi, e non c'è il terzo, che invece avete due altre alimentazioni, come questo. Questa è la differenza. Questo è un classe 2, questo è un classe 1. Quello in mezzo fondamentalmente va a collegare a terra la parte di metallo o le altre parti con l'impianto di terra. Questa è un po' la differenza. La stessa cosa per l'illuminazione pubblica. Quindi classe 2 non avete l'impianto di terra, cioè potete non avere l'impianto di terra, cioè non siete obbligati a farlo. E classe 1 invece dovete avere l'impianto di terra. Questo dicono le norme, dopodiché voi dovete benissimo fare un classe 2 con la messa a terra. Allora vi cadete nell'articolo 1, che è fatto a regola d'arte, è fatto ancora meglio delle norme. Facciamo messi. Sì. No. Possono fare delle domande sulla prima parte? No. Ma io sì, anche sull'ultima, che devo ancora farvi. Quello che guarda. Anche sulla mia vita privata, se volete. Tanto anche per tagliare un po' l'aria o... Sì. No, sono Ligier Piazza, no? E io faccio dei pais, mi sto anche attuando. Lei ha fatto tutto, e speriamo che di avere le slide, intanto le chiedo, no? Se volete qualsiasi cosa, ma molte di queste sono anche in internet, sì, come volete. Tra l'altro, non so, c'è il filmato proprio, quindi... Sì. No. Allora, io, siccome io stimo molto il Trentino, perché credo che abbia un ordinamento con i compressori, o ci sono tutti i piccoli comuni, cioè l'ordinamento compressoriale voi avete? Abbiamo 200 e passa comuni. Sì, però avete un ordinamento compressoriale. E poi abbiamo anche i compressori. Sì. Sì, avete i compressori, cosa che noi non siamo riusciti a fare, no? Cioè le altre regioni. No, abbiamo anche il catasto, ma noi veniamo dall'Austria. Io ho avuto l'esperienza di un signore che si chiamava Fauri, come me, che mi ha scritto dal Brasile e mi ha detto: mi servirebbe avere un certificato di nascita, che sono nato a Rovereto tanti anni fa. E ho detto: ma forse siamo parenti? No, mi ha detto: è impossibile che siamo parenti, perché le mie origini, i miei genitori venivano dall'Austria. Lui dal Brasile. E ho detto: ma da dove? E fa: da Bresimo, che è lo stesso paese di mio nonno, perché quando è partito lui era in Austria e adesso è in Italia. Perché il Trentino va un po' meglio. Sì, no, ecco. Allora, io volevo capire la vostra esperienza nell'attuazione dei PAES, no? Questi piani per l'edilizia sostenibile, perché indubbiamente ci sono non poche difficoltà, non tanto a farli, perché se poi si fa, no, un adempimento burocratico, poi è attuarli. Allora, la prima cosa che così vorrei sottoporre a lei, no? Noi abbiamo il problema dei condomini, no? Sappiamo che i condomini sono stati fatti in tutte le città 40 anni fa, e quindi sono dei colabrodi, come non sono come il Colosseo, ma ecco, siamo a quei livelli, no? E le spese condominiali del riscaldamento sono una delle prime cose che l'acquirente chiede, ma però fare questo, allora noi abbiamo pensato, cioè nei paesi anglosassoni c'è le famose ESCO, non le ESCO di Berlusconi, perché quelle sono un'altra cosa, cioè ecco, sono... Allora, però hanno dei grossi problemi attuarle, no, queste ESCO. Allora volevo capire che esperienza avete fatto voi, no? Perché in pratica non si riesce a convincere le persone a fare l'efficientamento del condominio, no? Intanto perché c'è una normativa che è fatta molto male all'italiana. Quello che lei ha detto là dei discorsi, beh, come che c'è adesso, fanno i serramenti termici, allora si detrae nei 10 anni. Però nei condomini c'è tanta gente vecchia e dicono, mi dicono, perché io ho l'ufficio in un condominio, ma io devo fare 10 anni, ma fra 10 anni io non ci sono, cosa vuoi che spenda? Ecco. Allora invece in Francia, per esempio, nel giro di un anno o due rimborsano, ecco.
Ma il discorso è come riuscire con quali approcci affrontare questo problema dell'efficientamento di questi condomini, che è una parte enorme di consumo dell'energia, perché sempre più, io dalle mie esperienze che ho, si sta sempre più concentrando la popolazione nelle città, no? E questo porta che bisogna renderle smart city, intelligenti, ma siamo molto lontani, perché noi non abbiamo ancora anche una struttura che è come quella di Napoleone, no? Ci sono tutti questi compartimenti strani e non riusciamo, fra l'altro adesso sarebbe un altro capitolo, quello di riuscire a prendere i finanziamenti europei, perché non riusciamo a fare dei progetti globali. Ci sono dei finanziamenti ad hoc, ad persona quasi, ma non riusciamo. Ecco, volevo capire la vostra esperienza, perché sicuramente voi ci potete dare, almeno a me, potete dare qualche dritta. Ecco, volevo capire a che punto siete voi. Non è facile, è una solita. Voglio vedere, trovare... Non so se sono stato chiaro. Sì, ci mancherebbe. Chiarissimo. Non è facile con quei privati, perché si innescano tantissimi meccanismi legati ovviamente al ritorno economico. Devo dire che chi poi l'ha fatto si è trovato bene, perché chi ha affrontato la spesa, chi è riuscito in assemblea condominiale a fare il cappotto, dopo effettivamente hanno trovato i benefici. Però coinvolgere i privati non è facile. Come si può fare? Probabilmente per piccoli passi, nel senso che alcuni investimenti si può dimostrare che si ripagano anche in poco tempo, tipo le caldaie. Se uno passa da delle caldaie a gasolio, delle caldaie a metano, il tempo di ritorno è veramente minimo. Noi per esempio stiamo lavorando parecchio con una cooperativa di Milano che ha qualche migliaio di condomini tra proprietà divisa e indivisa, dove hanno introdotto delle valvole termostatiche valvole termostatiche, hanno fatto un po' di cappotti e così via, e forse vi faccio vedere anche l'esempio che c'è. Eccolo qua, questo è un esempio che abbiamo fatto di questi condomini di Milano, però qui c'era una volontà concentrata, nel senso che era la cooperativa che decideva per tutti quanti i condomini. In altri casi è molto difficile, perché appunto sono condomini di solito vecchi, essendo stati costruiti diversi anni fa, la maggior parte dei casi sono abituati da persone che hanno cominciato ad abitarci anche molti anni fa, e quindi se parliamo di condomini di 30-40 anni, ci sono entrate delle persone che avevano almeno 30 anni, e quindi adesso abbiamo un'età media intorno ai 70 anni più o meno per le persone che ci abitano, e c'è questo grosso vincolo, questa grossa difficoltà. Dipende dal tipo di intervento. Qualche intervento
faccio vedere subito, si paga meno di 2 anni. Vediamo se riesco a trovare un esempio. Che io ho sentito a livello romano che per l'efficienza energetica il capo gabinetto del Ministero dell'Ambiente ha detto dovete pensare ai finanziamenti strutturali della Comunità Europea, i prossimi. Sì, ma sì, però non vengono direttamente i cittadini, vengono attraverso la regione. Pubblici, per esempio la regione Lombardia ha usato il bando Elena per fare queste cose qua, sicuramente, però l'ha fatto in maniera coordinata la provincia. Sì, però io personalmente studio a Trento, giurisprudenza, e ho la casa in via Brennero, cioè l'appartamento in via Brennero. E diciamo che adesso la proprietaria dell'appartamento vuole cambiare tutti gli infissi perché c'è una perdita di calore assurdo, è la regione Trentino che finanzia, cioè tutto pagato dalla regione Trentino. Perché ha i soldi la regione Trentino. Cioè, quindi alla fine, perché secondo si trattengono delle tasse. Come modello il Trentino, ma una regione a statuto speciale, voglio dire. E sono fortunati loro, ma non bisogna... Ma no, ma certi interventi stanno in piedi anche senza... Questo qui è un comune, per esempio, del Vicentino. Questo qui abbiamo fatto un'analisi su un municipio, qua per esempio, cioè anche... Questi qua sono i dati del comune. Qui sono tutti edifici comunali di un comune del Vicentino, tra l'altro. Che comune, mi scusi, oppure è la segreto? Ah no, Montecchio. Montecchio Maggiore o un precalcino? No, Maggiore. Guarda, Montecchio Maggiore o è quello Guardignano, uno dei due. Montecchio Maggiore, perché lo riconoscete dalla scuola, da riconoscete dal rinnovo. No, c'è un Montecchio, 20.000 abitanti è maggiore perché Precalcino. 20.000 Arzignano, Arzignano sì, siamo nei 22, sì. Cioè, non mi ricordo più se è Montecchio o se è Arzignano. Questa è la situazione di percentuale di risparmio, che è abbastanza alta, tra l'altro in linea con i risparmi previsti dalla Comunità Europea, che parlavano di un 27%. Adesso non ce l'ho qui. Ma scusi, qui sono stati fatti interventi sugli edifici pubblici, mi sembra di capire. Sì. Allora, qui per esempio, cosa si poteva fare? C'era l'isolamento dell'ultimo scalo che non c'era. C'era questa caldaia qua che avrà avuto 20 anni e questi sono più o meno i tempi di ritorno solo con il risparmio economico, senza titoli di efficienza energetica, siamo intorno ai 4-5 anni. Quindi che vuol dire che uno investe i soldi al 20%. E se andiamo a vedere il risparmio, abbiamo risparmi del 19-20% sull'energia. E questo dà degli esempi anche alla popolazione, no? Dà degli esempi anche alla popolazione. Esattamente. Il problema qual è? Che l'energia costa troppo poco, cioè un litro di benzina secondo me dovrebbe costare 10 euro al litro. Allora le persone muoverebbero. Questo che pure l'avevo già detto prima quando si parlava del tempo. Molto interessante, è particolarmente interessante l'esempio di Montecchio perché il totale dell'intervento è molto basso, nel senso che 23.000 euro è una spesa finanziabile semplicemente da un comune. Il tema grande è che l'apparato, anzi la disponibilità dei comuni, soprattutto degli edifici in una certa epoca, io sono di Valdagno, quindi ho tutte le scuole degli anni 30, fare interventi si parla di milioni di euro, non di miliardi di euro, e quindi vincoli di fatto e anche la programmazione europea che da sì fondi, però la parte di interesse non è esclusa da parte di stabilità, ricade sulla spesa corrente, quindi diventa impossibile. E voi avete fatto una valutazione, non dico empirica, ma insomma di massima, anche invece sulle opportunità presentate dal project financing per le amministrazioni locali,
intendo sia per quanto riguarda gestione calore gas e energie, efficientamento energetico, se è una soluzione che io sto valutando sulla scorta dell'esempio di Arzignano che ha fatto con la ditta Capotermo, però sono ancora esempi tra virgolette in itinere, quindi non ci danno grandissime garanzie di sostenibilità sul futuro, a patto che è un'impresa diciamo privata che si assume il rischio e l'onere, però è ad oggi l'unica via per riuscire a mettere in campo interventi di un certo tenore che vanno poi a portare dei risparmi e di concerto a far ricadere sul patrimonio edilizio di un comune delle migliorie, altrimenti non potrebbe farle. Sì, allora sono più di qualche punto da mettere in evidenza. Una cosa che diamo tutti per scontato è che ogni volta che si fa un intervento sulla parte energia uno vuole avere i tempi di ritorno. Io mi chiedo perché non chiediamo i tempi di ritorno su un marciapiede o su una fognatura. Eppure i comuni fanno le fognature, fanno i marciapiedi e fanno le rotatorie per le strade. Perché quando si parla di energia, si parla di efficienza energetica, di cappotti, fonti rinnovabili, ci deve essere il tempo di ritorno. Come vi ho fatto il paradosso del Colosseo, ogni tanto tiro fuori un esempio che riguarda il paradosso, tra virgolette, delle fognature. Cioè il tempo di ritorno di una fognatura rispetto al tempo di ritorno di un cappotto di un edificio. Non sono confrontabili. E il paradosso delle fognature è questo: se voi fate una casa nuova, voi sapete già che dovete mettere via una parte dei soldi per fare gli allacciamenti alla fognatura, i servizi e tutto il resto, ma non per il cappotto. Il cappotto si fa come con i serramenti, se è incentivato. Perché? E uno diceva, è normale, ma perché è abituato a ragionare in questa maniera qua, ma cosa c'è di normale? Non c'è niente di normale. Se voi pensate a 100 anni fa, fare l'allacciamento alle fognature probabilmente veniva contestato perché per usare il culo che abbiamo già detto prima si andava nei campi. Dopodiché, con un po' di educazione, con un po' di abitudine, eccetera, le fognature sono diventate un obbligo. Ma uno dice, ma le fognature hanno un vantaggio, un problema sanitario. E il cappotto? Anche lui. Appunto. Allora, perché non obblighiamo tutti, così come abbiamo costretto chi aveva il pozzo a collegarsi alle fognature, non obblighiamo tutti a fare il cappotto? Per legge. Invece, quando si parla di energia e di altre cose, si aspetta l'incentivo, che non ha senso. Cioè, tutta la messa a norma sulla 4690, su quelle cose lì, uno l'ha costretto a farlo per la sicurezza e se l'ha messa via. Obblighiamo le persone, gli enti pubblici e gli altri a fare degli adeguamenti per quanto riguarda l'efficienza energetica. Allora, chi compete allo Stato di fare una legge in questo senso? Ovvio. Ma è una questione di mentalità. Non è che uno vuole farlo. Nel piano casa ci sono delle agevolazioni per chi va in comune. La possibilità di spendere i soldi, efficientiamo tutti gli edifici. Questo non è un problema, sì. Poi c'è il secondo punto, il problema del passo di stabilità, dell'investimento, eccetera, eccetera. Credo che il discorso sul payback dell'investimento venga fatto perché le amministrazioni sono in questa situazione. Non tanto perché qualcuno ci vuole guadagnare o fare altri pensieri. Assolutamente, con lei siamo in sintonia, però dico, se a me permettete di fare degli investimenti, io ho una capacità di finanziare opere per 25 milioni e ne posso finanziare 1,5. Certo. Ok. E su questo, io le metterei volentieri 20 milioni sugli efficientamenti. E su questo, esatto, perché poi c'è anche un ritorno, cioè come si pensano. Esattamente. Poi su questo aspetto c'è da dire che bisognerebbe fare dei corsi di formazione anche ai segretari comunali, perché abbiamo predisposto un bando sempre di finanza innovativa per il comune di Ferrara ancora nel 2010, dove realizzavamo 10 milioni di euro di impianti fotovoltaici
senza che il comune tirasse fuori un euro. Allora, mesi, mesi e mesi, perché dovevano mettere in bando l'importo delle opere e fare un bando europeo da 10 milioni di euro. Il comune tira fuori un euro, con il grosso vantaggio che il conto energia veniva ancora rivalutato in più col 5% per gli enti pubblici. Il proprietario degli impianti era il comune, quindi si teneva l'energia. Chi faceva gli impianti non aveva il diritto di superficie, perché si metteva in bando, in gara, un PQ, cioè un contratto di partenariato pubblico-privato, un PPP. E c'erano vantaggi per tutti quanti. Non c'è stato verso, cioè perlomeno ci sono voluti quasi un anno e mezzo, due anni per riuscire a fare un bando del genere. Poi finalmente siamo riusciti a fare questi 10 milioni di investimento di fotovoltaico con i soldi privati, perché lì non c'era la mentalità. Allora, anche il fatto del patto di stabilità, c'è una finanziaria del 2007 che dice: se l'investimento porta dei benefici superiori a quello che è l'investimento e il costo di ammortamento, adesso non ricordo, dovrei andare a vedere, si può superare il patto di stabilità, ma non lo sa quasi nessuno, per esempio. Perché il patto di stabilità va calcolato non in base a quello che uno spende, l'ammortamento, eccetera, ma deve essere calcolato in base al rapporto costi-benefici. Quindi se io faccio un investimento da 10 milioni di euro che mi costa 1 milione di euro all'anno, ma ci guadagno 1,2 milioni, il patto di stabilità è superato. Altra cosa che mi viene in mente, il fatto di utilizzare le ESCO semplicemente perché si passa dal capitolo delle spese di investimento al capitolo delle spese di gestione. Questo è il vantaggio grosso, perché semplicemente non si fa altro che continuare a pagare quello che si pagava. Con l'efficienza energetica una parte dei soldi si risparmiano, ma questi vanno in capo a chi ha fatto l'intervento. Lì c'è il grosso problema poi della stabilità, perché abbiamo fatto diversi contratti di partenariato pubblico-privato, private financing, ma c'è una difficoltà enorme nella mentalità degli amministratori pubblici. C'è l'amministratore pubblico illuminato che queste cose le capisce. Per esempio nel 2005 la costruzione di Padova, qui permetta una battuta, il comune di Roana, il sindaco ha 82-84 anni, è stato l'unico che ha preso i 6 campanili, è stato il primo che ha fatto il megawatt fotovoltaico. Sì, deve essere illuminato, cioè non conta neanche tanto l'età. Bisogna vedere, non è fatto di essere giovane, no, c'è gente giovane che ha una mentalità molto più anziana del sindaco di Roana. Come dico, il comune di Padova ha cambiato gratuitamente quasi 60 impianti di riscaldamento da gasolio a metano, risparmiando 1 milione di euro, qualcosa del genere, che l'assessore all'ambiente ha deciso, è andato avanti, è arrivato fino in fondo, ha trascinato una parte dei dipendenti pubblici e è riuscito a fare questa cosa qua. Cioè, è una questione anche di volontà molto spesso. A volte le cose vanno così, è più comodo lasciarle così. Sulla storia della pubblica amministrazione, la battaglia persa sui segretari o loro non vogliono avere responsabilità neanche. Ma a volte non lo sanno, a volte non lo sanno neanche, fanno fatica o non hanno il tempo, non hanno la possibilità o non lo so, per aggiornarsi su queste nuove forme contrattuali. Io ho scritto un libro ancora 10 anni fa sulle ESCO che abbiamo diffuso gratuitamente a tutti i comuni del Trentino, per esempio con la provincia, però si fa fatica. Poi tra l'altro immaginate che in America ce ne sono 20 di ESCO, in Italia ce ne sono quasi 600, quindi la differenza di come opera una ESCO sono... No, sono improvvisate quelle che ci sono in Italia, perché io francamente ne ho cercate, ma non sono affidabili. No, ma allora... ma c'è proprio una, come dire, nel senso buono del termine, ignoranza, nel senso che uno ignora come dovrebbe funzionare una ESCO, perché una ESCO non potrebbe, l'Ariello non può essere una ESCO, tanto per non far nome. Perché l'Ariello vende bruciatori, se fa la ESCO non è una ESCO, perché una ESCO dovrebbe essere
svincolata da qualsiasi rapporto commerciale con le varie aziende, perché dovrebbe prendere la tecnologia migliore dove gli conviene, prendere i finanziamenti migliori dove gli conviene. Non deve avere conflitti di interesse. Ma sì, ma anche Banca Etica ha fatto la sua ESCO. Senso, non sono più ESCO. Volevo chiedere, nel Trentino, il rapporto con le banche potrebbero essere, perché le banche sono quello che anticipano i soldi, eccetera, no? Perché praticamente le ESCO non fanno altro che fare un conteggio di quant'è la spesa, no? Per fare l'efficientamento, lasciano continuare a pagare la stessa tariffa di consumi, e nei 3, 4, 5 anni loro si tengono il plus ecco. Ma questo non potrebbero fare le banche. Certo problema, cioè le però banche... le banche, quando si va a chiedere i soldi, io non te li danno, non so cosa facciano le banche. C'è una ESCO in Trentino che è partecipata anche da una banca. Nel momento in cui c'è da fare l'investimento dicevano no, forse è meglio se vi fate dare il finanziamento da qualcun altro. Devo farvi vedere. Poi sulla carta è facilissimo spiegare qualcuno delle cose, ma farle andare bene veramente diventa sempre un problema. Sì, stavo cercando appunto degli esempi di ESCO. Sono il minore dei problemi. I tecnici si superano. Sì, sì, una questione culturale, di mentalità, di maturazione proprio. Sì, è questo che diceva, no? Se questa è la spesa energetica, questo è lo stato iniziale. Quando si fa l'intervento c'è il risparmio energetico, questo può restare alla ESCO, anzi viene suddiviso in questa maniera qui, in parte rimane direttamente chi ha problema, in parte va alla ESCO e dopo tutto quanto, dopo il termine del contratto, rimane l'investimento l'ha fatto l'ESCO. Sì, al proprietario del problema, diciamo. Sì, chi aveva l'impianto inizialmente. Ma tra l'altro su questo ci sono due ostacoli. Se parliamo di amministrazione pubblica abbiamo il grosso vantaggio che tutto sommato c'è una certa garanzia sui pagamenti. Bene o male, difficile che un comune fallisca. Dal punto di vista del privato c'è la flessibilità contrattuale, per cui non si deve andare in gara, non ci vuole un bando, ma dall'altra parte c'è la garanzia proprio del futuro. Immaginate aver fatto un contratto di ESCO con Parmalat qualche anno fa. Cioè, chi è che non avrebbe fatto un contratto di ESCO con Parmalat? Dopodiché ci si è trovati ad avere il crack che c'è stato. Con gli enti pubblici c'è la trafila dei bandi, perché per esempio anche un progetto di finanza, cioè un project financing, ne stiamo cercando di fare più di qualcuno con i comuni, anche interessanti, ne stavamo facendo con un comune che aveva 20.000 punti luce per esempio, ma c'è questa difficoltà nel fare il bando, nel capire come gestire un project financing, è una corsa a ostacoli, perché opportunità ci sarebbero anche con finanziamenti europei o con altre forme di finanziamento, ma
c'è una trafila estenuante da un punto di vista amministrativo.